L'analisi dell'impatto dell'aumento della digitalizzazione, amplificato dalla situazione di emergenza Covid sull'economia italiana, che deve tenere conto della specializzazione produttiva, della prevalenza delle microimprese e delle forti disuguaglianze territoriali, sociali e infrastrutturali tra le regioni italiane. Se ne è parlato nel corso del convegno La digitalizzazione delle imprese del Mezzogiorno, che si è tenuto alla Camera di Commercio di Napoli, organizzato da SI Imprese insieme con Istat. Oltre al divario storico tra nord e sud, c'è anche una marcata disparità tra le città e le aree rurali, caratterizzate dallo spopolamento e da una parcellizzazione delle attività produttive. L'obiettivo del convegno è quello di verificare l'utilizzo dei servizi digitali da parte delle imprese nei territori meridionali, come spiega Fabrizio Luongo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio. La Camera di Commercio con la Presidenza Fiola ha investito in questi anni molto proprio nella digitalizzazione e continuerà a investire con nuovi bandi anche quest'anno. Le imprese risultano anche chiudere un trend inattivo nonostante la crisi pandemica e anche quella della guerra. Occorre anche una certezza della fonte dei dati statistici. Oggi il confronto con l'Istat nazionale metterà il punto anche su questa azione. Intervenuti all'evento Antonella Bianchino, dirigente dell'Ufficio Territoriale Area Sud di Istat, Fabio Rapiti, direttore centrale per le statistiche economiche di Istat e Felice Casucci, assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo della Regione Campania. Noi oggi presentiamo i dati di due indagini, il censimento delle imprese che ci fornisce informazioni del 2018, quindi pre-Covid, e i dati di tre edizioni di indagine svolte durante proprio la pandemia per valutare l'impatto che il Covid ha avuto sulle imprese. La Campania, come il resto del Mezzogiorno, si colloca in un gradino inferiore rispetto al resto d'Italia. Ciò però non toglie che le nostre imprese, le imprese campane, hanno reagito molto bene alla pandemia, cercando di ottenere, di investire nelle tecnologie. L'aumento della digitalizzazione in primo luogo rafforza la produttività delle imprese, che è il problema dell'Italia, che è un problema appunto italiano e non solo del Mezzogiorno. Non c'è una correlazione con la riduzione della forza lavoro. E diciamo, c'è invece un altro aspetto importante, che l'adozione delle tecnologie va fatta con personale qualificato. La digitalizzazione è uno dei temi preferiti dalle imprese. Evidentemente noi ci muoviamo in una logica di realtà che deve essere quantitativamente determinata, ma deve essere soprattutto tecnologicamente molto avanzata. Questa è una sfida per noi, ma è una sfida per tutto il mercato internazionale, soprattutto nelle condizioni post-pandemiche.